Awe, amici non di lo zoo di football. Allora, ragazzi, prima di iniziare, ovviamente iscrivetevi al mio gruppo Facebook. Saluto gli admin, moderatori, amici e non, dal dottor Antonino, Stefano Caparelli, Stefano Ferrari DJ. Iscrivetevi al suo canale Twitch, al buon Gianluca Carta, ha detto Ken 1988 e Lellini 88, cioè Gabriele Barberini. Volevo salutare in primis e fargli i miei auguri per essere arrivato terzo al mondo al torneo, alle finali delle Championship Dream Team, come cazzo si chiama, del torneo organizzato da Konami a Franchino Francesco Siriani, detto Franchino, che oggi ho scoperto ufficialmente che è un mio compaesano di Modugno, quindi lo conoscete tutti, Franchino, ragazzi, andate a vedere tra i primi 10 posti al mondo sta sempre lui, ragazzi, ragazzino minorenne, lo saluto, un abbraccio, mi segue da anni, che io sappia, ma non sapevo che fosse di Modugno, ero convinto che fosse di Baton, de Baton, invece è de Modugno. Cioè, del mio paese, ragazzi, dove cazzo siamo arrivati? Ciaone, Torito! Ormai ho un nuovo mio. Come si dice? Cioè, io sarei il suo fan. Quindi, come cazzo si dice? Comunque, bravo Franchino, bravo Franchino. Sicuramente ci vedremo dal vivo, Franchino. Vediamo alla festa patronale di Modugno, bitch. Comunque. Tocca salvate Modugno, 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 andiamo avanti. Minchia, option 9, domani aggiornamento. Alla Madonna, sì, ieri mi sono fatto una control com da solo. Quindi. Riceviamo tutti questi belli oggettini. Andiamo avanti, ragazzi, io direi di andare avanti. Questa è la squadra control com, poca pocchia, ragazzi, vedete? Messa la capocchia, capire la capocchia proprio. Questi sono quelli col bonus, ragazzi. Ecco perché. Vabbè, che devo dire? Niente. I football 2023 uscirà. I football 2023 uscirà a breve. E vedremo cosa succederà. Madonna mia, ragazzi, ho mangiato come il porco oggi. Andiamo avanti. Iniziamo la divisione, sì, vediamo se riusciamo a fare due partite, mi devo pure muovere, oggi è la vigilia di Ferragosto. Ah, e va a vedere se è qui il Franchino, se questi giorni ha giocato, perché si è allenato per, ovviamente, è fuori Dream Team. Perché ho detto Dream Team? Non lo so manco io. Da dove cazzo mi viene a dire Dream Team? Non lo so neanch'io. No, non ha giocato ancora. Non ha giocato ancora. La settimana prossima abbiamo il buon Cucurella, lettera, ex giocatore. Fammi stare zitto, che è meglio. Sicuramente Trabì ha fatto l'assist a Koulibaly. Raga, Koulibaly è da andarlo a prendere. Ci sto pensando. Vabbè, non c'è il buon Franchino, dai, ragazzi, non ci per... deve giocare ancora. Giustamente si è allenato per le finali. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Koulibaly, ragazzi, segnato. Ci sto pensando. Comunque, abbiamo un bel po' di letterine la settimana prossima, dai, ragazzi. Questa settimana abbiamo un cazzo di attaccanti con le lettere buone, tranne quei tre che stanno giocando titolari. Barcellona 0-0, ragazzi, ero convintissimo con lo squadrone che ha, che gli facesse 2-3 gol, invece mi sa che a livello mentale non ci stanno i signori. Beh, e quindi? Stavo a pensare, Franchino, to cazzo arvati, il buon Franchino.
Mica ragazzi, quanto ci mette a cercare ad accettare? Dammi uno che conosco, mannaggia, qualcuno che conosco. Napoli, non conosco nessuno, vabbè. Aia ragazzi. Quindi maglietta, sì, facciamo scu rossa. Quando cazzo mi rimet ci rimettiamo la modifica delle magliette Konami? Quando posso cominciare a mettere le mie magliette? Saliba. Vediamo qua come stanno messi i panchinari. Eccoli qua. Cazzo, lo facciamo. Questo a posto di Saliba. E questo qua. Ragazzi, devono giocare tutte frecce verdi. Ok. Qua stanno tutte e tre a palla. Io direi di far riposare. Mettiamo lui così. Ah, raga, devo ancora sistemare la squadra che tra giù. Giù. Lui è già pronto. Giù. Giù. Ok. Madò, che mal di pancia che ho. Eh no, difensivo, mettiamo Gigino. Coraggio lui, contropiede lui e contropiede lui. Ruoli per partita, capitano. Spalla. Ah, è lui il migliore. No, mettiamo lui. Cantè. Vai, andiamo, dai. Che Dio, oh, non ho visto la squadra dell'avversario. Nico, sveglia, muoviti, stai facendo errori. Allora, Franchino è di Modugno, ragazzi. Modugno. Ben ritrovati, E amici chi lo doveva dire? telespettatori. La C'è nuova una edizione nuova dell'Inter Sport stella? TV Sta torna dopo un po' di nascendo? tempo. Il conto alla rovescia è finalmente Vabbè. terminato. La giornata di oggi, che molti avranno cerchiato in rosso sul calendario, è pronta a regalarci tutte le emozioni che ci si aspetta da una partita inaugurale. Molte le squadre in campo, tante e diverse tra loro, le rispettive ambizioni e aspettative. Non andate via, mettetevi comodi, tra poco si parte. Oh. Il cammino per il titolo comincia da qui. Questo Oh. è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. L'arbitro ha già dato il via alle Oh. danze. Awe, beh. Aia. Vinicius Junior scavalca Ancol, la toglie dalla porta, gli nega la gioia del gol, Dai, ragazzi, che ci facciamo prendere palla! il culo da uno che Bisogna sicuramente rimanere avrà, estremo vedi? difensore, non si Questo è può un secondo sbagliare. account, vabbè, va. Cercherà il compagno meglio piazzato, vediamo come va a finire. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Vede lo scatto e cerca la profondità. Un giocatore sempre pericoloso in area di Non lo rigore, so, cercherà raga, di ma lo vedo un po' strano rivoltarsi sta dai compagni avversario. di Questo è squadra. gol, vedi? Questo è gol, è gol, è gol, è gol. Osimhen Che ho prova a detto darla io? profonda, ma lo Esce. spazio. Osimhen ci ha Non lo so, ma lo provato, vedo un po' strano tentativo sta avversario, infiltrante, dai. ma nulla di fatto. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Holland. Sceglie di andare per via. C'è tiro! Grande opportunità. Vabbè, E c'è perfetto. gol del Paris Saint-Germain. Prima rete per il Paris Saint-Germain. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui No, ha che inflitto il cof, giusto periodo di maledetta la castigo. muerte, voglio Portiere ha ammazzare. battuto, Era rete! così Individuale! Una incredibile, reazione incredibile, gli è applausi una cosa simulatori a gioco. incredibile, È raga. come se i Che corsi di schifo di Igor gioco. avessero sbagliato, Queste Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Ha mantenuto i nervi saldi, ha insaccato il pallone evitando il portiere. Niente da fare per l'estremo difensore. Poteva solo sperare che non mantenesse la calma. Si ricomincia da una situazione di parità.
È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Mamma mia, quanto è bruciato questo. Beckham. La mette in avanti. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male. L'ho detto che è molto strano questo, raga. Molto strano questo avversario, molto strano. Opportunità di ripartire. Ci prova con un pallone profondo. C'è spazio da sfruttare in verticale. Forlan! Parata strepitosa di Mendy. Molto strano questo avversario. Molto strano questo avversario, molto strano. Molto strano. Vinicius Junior. Perché sta a largo là quello di Zuita? Difensivo del Muet da Tan. Grande parata sulla palla insidiosa. Vuole tirare. Vabbè. Si gioca. Cazzo, gli vanno in doppio a questo. E dai, madonna mia, ma cos'è sto schifo, voglio, madonna mia, che presa per il culo sto gioco. È ben posizionato, spazia via la palla. E trova il compagno, prova il cross in aria. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Ripartono all'attacco, direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Che sì, un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Pallone interessante in verticale. Rodrigo prova con la palla lunga, intervento decisivo. Niente, quanto meno discutibile. Dai, raga, non mi fischia la punizione, ma siamo seri. Tocco morbido. Errore qui, pallone sprecato. Che pesa per il culo. Questo è un altro account, Vai. Pallone profondo. Riceve in ottima posizione. Solo il portiere si frappone tra lui e il gol. Dai, raga, non ha fischiato il rigore. Non è possibile, non ci voglio credere. Dai, beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ecco un pallone in avanti. Ci mette lo zampino. Sto facendo gli errori delle altre settimane a lanciare. Sì. Vedete quando mi innervosisco? Ecco come va a finire. Che becchi questi player con i secondi account e ti girano i coglioni. Provano a partire in velocità. Ecco Beckham e passa. Mohamed Salah, c'è spazio, occhio. Colpisce il pallone. Cioè, come si fa a non dare un rigore del genere? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Va bene. Cioè, l'ha scaraventato per terra quello. Volete vedere? Guarda, ovviamente Napoli gioca fuori casa, dentro sta a ridire. Ecco, fatevi due risate. Ma boh, stiamoci zitti, non ci lamentiamo, va bene. Ma poteva anche essere un pareggio con più reti. Va bene. 5 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. E le due squadre va bene. Gli stessi uomini del primo tempo. Sceglie di andare per vie verticali. Pericolo in. Ecco, parata strepitosa di Mendy. Prova il cross tagliato. E attento e allontana senza problemi. Cazzo si fanno segnare qua. Sceglie di battere corto. Ecco Beckham. Cross verso il centro. Squid deve tirare.
Una conclusione insidiosa, rasoterra e potente. Ha fatto bene a tirare rasoterra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Che sì, ha già segnato in questa partita. Marco Verratti. Kick-off. Col kick-off ha segnato. Vede lo scatto. Col kick-off. Ottimo passaggio, deve tirare. Ma va in porta, E va in porta, ma dai, ma porca puttana! Ma porca puttana! Decisi a fare bene. Il suo gol è una logica conseguenza. E figurarsi se sbagliava un gol del genere, facile facile. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Si rompe l'equilibrio e adesso la divisione 6 è questa, dai, continuiamo. Continuiamo a prendere per il culo, Konami. Continua ancora a prendere per il culo, dai. Continuiamo a prendere per il culo, dai. Che sì. Ancora sotto hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. Intervento. Continua a prendere per il culo, dai. Kanté. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiedendo loro la porta in faccia. Si fa trovare al posto giusto. Al ma tu guarda un po' che non riesca a giocare contro questo, non è così incredibile. 71. 71 livello stile di gioco, la bacchina da Mamet. Buona l'intenzione del passaggio. Guarda come cazzo gli vanno in dopo, guarda. E per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Dai, raga, ne ha presa per il culo, dai. È un account finto, ragazzi. Questo è un secondo account. Ma cosa cazzo volete dimostrare? Dai, cosa volete dimostrare? Cosa volete dimostrare? Dai, coglioni che non siete altro. Ma chi è quella? Cruz? Chi cazzo è che butta a terra? Holland, one new, dai. Ma non era Kanté la palla, Dio santo! Non può sbagliare, occhio alla conclusione! E sì, trova la rete! Ora doppio vantaggio per loro! Ma perché fanno ste cagate? E poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà! Figlio di puttana che non sei alto, vai a fare in quell'altro, sta cacando di brutto! Figlio di puttana che non sei altro. Non me ne frega un cazzo chi sei tu. Me ne frega un cazzo. Siete solo una massa di bastardi siete. Quanto mi dà il cazzo sta cosa che Konami. Madonna mia, nervoso che mi fa venire, oh. Madonna mia che mi cazzo mi fa venire il nervoso a me. Mi girano i coglioni a me questi secondi account, oh. Potrebbe cambiare radicalmente. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Ma io non riesco a giocare. Dai. Distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Prova a verticalizzare. Holland ci prova con un pallone profondo. Neymar colpì. È un grande riflesso qui. Rubare palloni così non è mai un caso. Vabbè. Pallone interessante in verticale. Vabbè. Rodrigo. C'è la palla lunga in avanti. Palla filtrata per Neymar. Vabbè, dai. Kanté. Osimhen. Vinicius Junior. Va alla ricerca di un compagno davanti. Prova il tiro. Niente di fatto, azione interrotta. Occhio, può andare. Neymar, parata strepitosa di Mendy. E qui se la sono vista brutta. Il Paris Saint Germain poteva fare davvero male. Non ci si può permettere di regalare la palla agli avversari. Salah! E c'è il palo! Vabbè. Vabbè, dai. Minuto che continua, dai. Situazione con una giocata in avanti. Filippo Inzaghi.
Conclusione. Ma che cazzo di partita sto assistendo? Ma stiamo scherzando, stiamo, dai. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusto. Non fa cambi, perché non li può fare i cambi lui. Non fa cambi, perché non li può fare. Non li può fare, non ha nessuno, ve lo dico io. 71 spirito di squadra. Mannaggia la muerte, mannaggia a me. L'allenatore stava dando istruzioni sue in panchina, è venuto il momento di alterare. Vai con Kikov di nuovo. Vai con Kikov. Ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Palla filtrante per Salah. Calcio di punizione per il Paris. Pezzo di merda, Manu. Che pezzo di merda, che pezzo di merda. L'ha espulso, mi auguro. L'ha mandato fuori, sì, cartellino. Che pezzo di merda, raga. Che pezzo di merda, veramente. Pezzo di merda proprio. Pezzo di merda, veramente. Ha commesso un fallo che potrebbe costare caro. Sì. Pezzo di merda, Mario. Sempre quando becco questi io. Sempre quando becco questi io. Sì, guarda, vabbè, va. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Guarda il portiere, sta dando istruzioni. No, l'hai espulsa almeno. Non vuole rischiare niente. No, ho sbagliato troppo forte. Ho sbagliato, troppo forte. Ma come cazzo mi viene di tirare così? Ma quando cazzo mai tiro così io? Chancel Memba, possesso di palla prolungato. E pressate. Trova il compagno in buona posizione. Può colpire. No, ma come cazzo ha fatto a prendere, raga? E dai, nessuno va là! Vinicius Junior. M'ha fregato, maledetta la muerte, la mamma. Marquinhos vede lo scatto e cerca la profondità. E quella nessuno sta. Oh! Vinicius Junior sceglie di andare per vie verticali. Rodrigo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non c'è tempo, finisce qui. Erano in vantaggio, si sono lasciati raggiungere e superare come se avessero smesso di lottare su ogni pallone. L'allenatore dovrà lavorare su questa amnesia. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Nel calcio vincere è anche un fatto mentale. Oggi la squadra non è stata all'altezza degli avversari da questo punto di vista e ha perso la partita. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie e a presto, Fabio.
È inutile che ve lo sto a dire. È inutile che ve lo sto a dire. Non è il suo account principale. Ma vabbè, ormai non ci faccio più caso. Non ci voglio fare più caso, raga. Va bene. Questa partita la strameritavo io di vincere. Strameritavo io di vincere. Il primo che scrive che non la meritavo di vincere. Ho qui, ho qua, ho qua. Un manga fangul. Chiaro? Perché mi girano i coglioni, mo. Partite false. False, false. 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 Sempre quando becco questi, poi a me vanno a due, poi. La muette del server. Non so visto manco l'avversario. Gula la muerte di Konami. Gula la muerte di Konami. Divisione sì. A Comanzan. A Ret Napoli. A me squam gas, mo. A me squam gas. Gula la morte da Mamet. 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 Come? Gula la morte da Mamet. Ah, madonna mia, quando non rimodifico la squadra. Gula la morte da Mamet. Tu, come si fa a non farlo giocare, guagno? Kimmich qua. Lui deve giocare per forza. Beh, De Michelis, riposti un po', dai, non ti offendere. Madonna mia, raga, ma perché? Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport preferito. Se avete amici che ancora ritengono il calcio soltanto un gioco, mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono pieni di allegria e i colori la fanno da padroni. E non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. Una fantastica atmosfera qui all'Ibrox, casa dei Red Wolves di Glasgow, grazie agli oltre 50.000 tifosi che... Tiro di Kanté, fa buona guardia Maignan, un grande momento di calcio, un gol magnifico ed è subito spettacolo, che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. E la partita inizia alla grande, subito gol. Beh, questo è un passaggio. Sto pensando al gol sul 3-2, fallo l'ultimo uomo espulso e io sbaglio espulso. Cioè, bravo, me ne andavo in porta, era gol. 3-3, era 3-3, ragazzi. Era il 3-3. Era 3-3, vabbè. Oh, questo è PES. Diamo la palla a lui. Questo mo mi segna 1-1, fra un po'. Recuperano il possesso del pallone. Modric. Provano a partire in velocità. Ci prova con un pallone profondo. Gli è
avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pallone interessante, no, verticale. Vabbè, qua ho sbagliato io. Ha perso il portiere. Avete mangiato in bocca. Spedisce su. Dai. Ecco Lewandowski. Sceglie di andare per vie verticali. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Holland. Vabbè. Allarga e gioco con pallone a sinistra. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Holland. Beckham. Tenta. Ah, boh. Fisico e recupera un pallone prezioso. Palla in avanti verso il compagno. Vede lo scatto e cerca la profondità. Va bene, anche qua. Un contrasto di cui avevano. Ma tu qua dio, sto avendo difficoltà a giocare con la divisione C, raga. Ma dove cazzo si è visto mai? Erano molto vulnerabili in questo frangente. Modric. La mette sulla sinistra. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Divisione 6. Oh, mamma mia, raga. Palla filtrante per Lewandowski. Lewandowski la mette in rete. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Perfetta parità dunque. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Va bene. Holland, raga, è inutile, non può giocare titolare. Le perde tutte, oh. Davis. Prova a darla qui, deve tirare. Ci arriva di nuovo. Vaffanculo, eh. Paris Saint-Germain. Con questo gol sono di nuovo in vantaggio. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. Sono in vantaggio di un gol. Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling. Mette in mezzo il passante e colpisce di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Vabbè, no, poi mi serve un mancino che abbatte il polizio, raga. Io col destro non riesco a battere, mo batto con Salah, vaffanculo. Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità. Ecco Salah, ecco. Vediamo chi calcia. Beckham. Ecco, questo non riesco a far tirare a giro. Boh, raga, vabbè, dai. Babbo. Come si fa dalla Lu di nuovo? Mbappé. Che palla che scivola via oltre la linea, sarà rimessa dal fondo. Salah, Holland. Mohamed Salah e passa. Dai, raga, ha tirato col quadrato, raga, non è possibile, l'ha stoppata la palla, raga. Come cazzo si fa? Mi stoppa la palla questo in aria, davanti alla porta, mi ha stoppato la palla, oh. Mi ha stoppato la palla, io non ci voglio credere. Ecco Lewandowski. Kanté. Opportunità di ripartire. Pallone interessante in verticale. Fa buona guardia Maignan. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore.
Beckham è pronto, sarà lui a battere il calcio d'angolo. Va di testa! Grande questa parata! Salva la sua porta! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Tiro di Kanté! Ha segnato! Fangula, va! Vantaggio di 2 gol! Oh. La partita si mette in discesa. C'è stata una deviazione chiarissima, ma il gol viene assegnato al tiratore. Il divario tra le squadre si allarga a 2 reti. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara entra nel momento più delicato. Errore qui, pallone sprecato. Allarga il gioco a destra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Beh, credo che il risultato rispecchi abbastanza fedelmente. Non ci voglio credere. Un buon movimento di palla e uomini, sia a centrocampo che nel reparto offensivo. Se al rientro dagli spogliatoi riusciranno a continuare su questi binari, il risultato finale potrà essere uno solo, Fabio. 3-1, già tante emozioni alla fine di questo primo tempo. Vabbè. Possiamo giocare, grazie. Vado, la Lazio perde in gas, che vergogna. Che vergogna. Sky. E dai, figlio mio, madonna mia, che nervoso mi fate. Oh, ritiratevi, oh. Quittate, fate che cazzo volete, mannaggia la mortaccia, Catroid. Christ Sand. Si parte per la seconda frazione di gioco. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Passaggio sulla destra. C'è spazio da sfruttare in verticale. Errore qui, pallone sprecato. Mohamed Salah. Salah! E hanno segnato ancora! Vantaggio di 3 reti e potrebbe essere quello della sicurezza. Siamo testimoni di una gol di grande cinismo, per la fase di prima. Al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Tac, sapevi. Vabbè, dai, io devo andare via. Dopo che cazzo di copertina devo fare, mo? Brava Fraghini, brava. Grazie. Un altro secondo account, basta. Napoli, vabbè, mettiamo tutti Napoli. Io l'ho detto, raga, quando metto questo, cerco di vicinanza, tutto Napoli, vabbè, dai, 2 vittorie, saliamo in quinta, ma fammo a camma, ci vediamo domani, ciao a New, l'aggiornamento.